Al cinema è il momento della paura. Dopo il grande successo di pubblico di It, trionfa allo Scream Fest di Los Angeles un horror tutto italiano. Si intitola Il demone di Laplace, dal nome del grande matematico francese. Un film ad alta tensione perché niente spaventa di più della mente umana. Valentina Martelli. Il libero arbitrio esiste o siamo solo pedine di un gioco del risultato predeterminato? È quello che si sono chiesti gli autori di Il demone di Laplace, film indipendente iniziato nel 2009, che mescola atmosfere degli horror classici grazie a fondali retroproiettati, effetti speciali e budget praticamente inesistenti, a passione per quel cinema che è storia ma anche sperimentazione. Gioca con noi. Come il gatto col topo. Proprio questo approccio gli era già valso il premio d'argento nella categoria film più innovativo al Fantasia International Film Festival di Montreal. A Los Angeles, regista e autore sono arrivati in occasione dello Scream Fest, uno dei più longevi festival di cinema dedicati all'horror, e da cui si sono portati a casa addirittura 4 premi per miglior fotografia, musica, effetti speciali e effetti visivi. E allora eccoci all'interno del Roosevelt Hotel, monumento storico hollywoodiano che potrebbe essere stato il set perfetto del film perché mantiene ancora inalterato il fascino che lo caratterizza dalla sua apertura nel 1927. Vi aspettavate una risposta così? Festival, premi e grossa attenzione internazionale soprattutto. Ma noi ci speravamo, l'abbiamo iscritto ai festival per questo. È veramente come vivere un sogno. Perché un horror? In realtà noi non volevamo realizzare un horror, noi eravamo alla ricerca di una buona storia. Trovata la trama, sul libero arbitrio l'horror è venuto di conseguenza. L'horror risiede fondamentalmente dentro di noi, nello spirito umano. Andarlo a sviscerare nella psico umana, secondo me, è la direzione più corretta per scatenare la tensione. Io credo che innanzitutto fare un film sia raccontare una storia, questo è fondamentale. Noi abbiamo impiegato tanto tempo per trovare questa storia. E poi il cinema secondo me rimane fondamentalmente inventiva, cercare anche soluzioni a volte anche arrangiate, però il cinema soprattutto è questo. Tra tutti i festival c'è appunto Scream Fest a Hollywood, nel cuore della Mecca del cinema. Che effetto fa? Fa veramente impressione. Il demone di Laplace girerà il mondo partecipando ad altri festival assieme alla produzione, alla quale abbiamo voluto a questo punto chiedere qual è il thriller o l'horror preferito. Gli invasati di Robert Wise. Shining di Kubrick. La cosa di Carpenter. Psycho di Hitchcock.